Buonasera, siamo Mara e Dio, siamo i due titolari di Carré, che è uno spazio, come avete visto, assolutamente plurale. Vi è arredamento, vi è tavola, vi è cucina, vi è attenzione per le nuove forme artistiche e ovviamente anche attenzione per le nuove forme del costume. E in questo caso qui abbiamo ritenuto perciò assolutamente interessante dare ospitalità a un'amica come la Monica Nascimbeni, è sua sorella, sì, certo, è la scrittrice la Stefania, giusto, e perché insomma anche l'opera di Stefania insomma, è un caso ci incuriosiva e ci interessava, insomma, e credo che in uno spazio come il nostro, attento alle novità e mutamenti del costume, un libro come quello di Sterse tranquillamente in tavola. Ci vuole raccontare cos'è lo spazio Carré, come è nato e che cos'è oggi? Io avevo questo spazio che era peraltro un laboratorio sotterraneo, per cui molto malmesso, l'abbiamo rinnovato e abbiamo incominciato a importare dall'India e dalla Cina molte cose facendo questi viaggi. Da lì c'è nata la passione per andare a cercare in giro per il mondo tutti oggetti, lampade francesi, mobili tagliati, e un primo periodo abbiamo venduto molto, molto oriente, molto antiquariato orientale. Poi il mercato orientale è andato un pochino meno e allora abbiamo cambiato genere, abbiamo cercato sempre più prodotti un pochino più innovativi, tipo tutta una produzione di cose per la cucina molto sfiziose, molto interessanti, e mobili che venissero diversi un po' da quelli etnici, e quindi abbiamo così, e continuiamo a noi andare in giro a cercare. Questo è stato un evento tutto al femminile, di solito chi sono i maggiori, chi ha maggiore attenzione al design, l'uomo o la donna? Chi sono i vostri? Ma tutte e due, il design è ricercato forse un po' più dalla donna, perché è quella che si tiene maggiormente informata, sfoglia le riviste, eccetera. L'uomo, a meno che non sia un architetto, un arredatore, difficilmente, è più di impatto, cioè gli piace una cosa, la compra, non si chiede se è di design, non è di design, eccetera. L'uomo guarda un pochino il prezzo, la donna, come tutte noi, ce ne freghiamo un po' di più, però direi la donna, è un negozio un po' femminile. Ok.